Cali rossoneri, amici rivali di YouTube, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, bombe atomiche, svegliatevi su dal divano, prego. Allora, vedete, qua non si fa in tempo a pensare una cosa, anche sono carico oggi pomeriggio, non si fa in tempo, poi ho vinto 3 euro al gratta e vinci, veramente, ho 5 euro al gratta e vinci, sono carico come una mina. Allora, non si fa in tempo praticamente a dire una cosa, che vedete che subito i giornali tedeschi, boom, sparano una bomba praticamente ed escludono quello che si è detto il giorno prima. Poi naturalmente noi youtuber riportiamo quello che dicono i giornali. Secondo la Bild, e qua sotto mi interessa il vostro parere amici, l'accordo fra il Milan e Rangnick praticamente non avrebbe trovato un'intesa d'accordo. Quindi Rangnick non dovrebbe arrivare al Milan, secondo alcune fonti. Bene. Allora, questa notizia qua la danno i tedeschi, però non fate luce comunque a questo video qua, nel senso, io vi riporto quello che riporta una voce tedesca, ok? Che dice che non hanno trovato un accordo, perché quando c'è stato il casino che ha fatto Boban, praticamente, che ha scoperto di questa trattativa, si è incazzato come una bestia, praticamente, ha dato lui le dimissioni, l'ha lasciato a casa, comunque si è ritirato praticamente dal suo compito. Addirittura questo giornale dice che il Milan vorrebbe avere una cosa continuativa con la dirigenza da adesso, quindi con Maldini, però io sinceramente ci credo poco, perché secondo me Rangnick alla fine arriverà al Milan. Però secondo questo giornale tedesco sarebbe saltata la trattativa. Ma allora, io vi dico una cosa, io Rangnick sinceramente io vorrei che venisse al Milan, perché darebbe un bello scossone, perché comunque è un uomo di calcio, ha una certa esperienza, secondo me se viene al Milan viene per vincere, di certo non viene giusto per fare la comparsa, perché ha bisogno di soldi o che cosa, perché poi i tedeschi comunque sono sul... Cioè i tedeschi, a me piacciono le squadre tedesche, perché sono come l'Atalanta di adesso, se ti devono dare 7 gol, te li danno. Vi ricordate Brasile e Germania? Ecco, uguale. Se ti devono dare 6 gol, vanno avanti, te li danno e non hanno pietà. Il tedesco comunque è uno molto, il crucco, è uno molto, molto duro, molto coso, uno molto disciplinato. E comunque, ieri parlando anche con un amico, il calcio tedesco è molto, molto simile comunque a quello italiano. E c'è la stessa pressione, mi hanno detto, che c'è come in Italia. Quindi anche se Mariano ha detto che sotto pressione lui va in merda, è una cosa che io credo poco. Perché in Germania c'è molta, molta, molta pressione come in Italia. Io già me lo vedo lì che arriva, forza ragazzi, faccia che sarà l'allenatore del Milan, forza mister, falli correre subito questi lavativi. Facciamoli correre subito che non hanno capito che arriviamo da Germania, qua è finita la pacchia, altro che vacanza con la figa. Alle 9 tutti a letto, cena tutti a letto, forza che c'è la rifinitura. Ecco, io già mi vedo uno così veramente forte proprio nell'ambiente che rompe il culo a tutti. Poi un giorno dicono che sta già imparando l'italiano, il giorno dopo dicono che addirittura è saltato la cosa, anche perché se salta lui cosa ci teniamo? Maldini, che per quanto li possa voler bene come calciatore del Milan, ma a parte Teo Hernandez, quello che aveva fatto più cose secondo me è stato Boban, non è stato Maldini, quello che ha avuto il pugno duro. Maldini io non ce lo vedo come futuro dirigente ancora del Milan, io Maldini non ce lo vedo nella maniera più assoluta, ma non lo vedo Maldini, mi dispiace, mi è stato dispiaciuto come è stato mandato via Boban, ok, in un momento comunque cruciale della stagione, perché mandi via una persona, prima gli fai finire il lavoro e dopo tu allontani una persona, prima finisci il lavoro e dopo allontani una persona. Ok, funziona così secondo me, non si può mandare via un allenatore prima di Milan-Genova, un direttore sportivo, quando la stagione sta prendendo un verso abbastanza buono, prendi tu di punto in bianco e lo mandi via. Ecco, questa qua è stata una cosa che sinceramente a me non mi è piaciuta nella maniera più assoluta. Poi, un'altra cosa, cazzo, c'avevo diversi argomenti, ma vedete i miei video che sono spontanei. Me l'ho preparato mentre sono andato a prendere a cambiare il grattino alla tabaccheria, a prendere altre due cose per la casa che mi servivano al Lidl. Mi sono dimenticato. Allora, di Rangnick, ok, l'ho detto. Ah, ok, altri due argomenti. Vedendo Sport Mediaset oggi ci hanno fatto capire che praticamente Ibrahimovic e Donnarumma verrà sacrificato, ma vi dico una cosa, ragazzi, di Donnarumma io. Di Ibrahimovic per l'ultimo anno, se dovesse andare via, mi spezzerebbe il cuore. Sono sincero, ragazzi, devo dire che volete sapere la mia, sono sincero. Sarà anche una cosa che voi non sarete d'accordo con me, però ci starei molto più male di Ibrahimovic che Donnarumma. Voi mi direte, ma sei coglione, Donnarumma è il portiere del futuro, ok, ma Donnarumma tanto non rinnova l'anno, se dovesse rinnovare lo teniamo, ma se Donnarumma, vedendo comunque l'elemento che c'ha alle spalle, ok, l'elemento che c'ha alle spalle Donnarumma, non rinnovasse,
Donnarumma, se arriva una buona offerta anche di 50 milioni, dallo via. Perché tanto sappiamo benissimo Donnarumma a chi è che appartiene e decide quello che c'è. Già 3 anni fa non vedeva l'ora di fargli cambiare casacca. Voi secondo voi quello lì li fa rinnovare il contratto? Non scherziamo, quello lì è troppo furbo per fargli rinnovare il contratto al Milan di adesso, che comunque sia non c'ha delle garanzie. Non vede l'ora di sperperare su Donnarumma. Quindi se dovesse arrivare una buona offerta per Donnarumma, ragazzi, ve l'ho sempre detto, di portieri in Italia forti ce ne sono tanti. Musso, Meret, Gollini, e potrei Cragno, e potrei andare avanti ancora. Ci abbiamo anche lì Plizzari in casa, che magari diventa ancora più forte. Quindi, ragazzi, Ibrahimovic, l'ultimo anno di calcio, sinceramente, sostituire Ibrahimovic soltanto per l'anno prossimo, tanto Donnarumma sai già che comunque l'anno dopo lo vai a perdere. Se devo decidere, a sto punto mi paro già il culo che piglio un portiere, ce l'ho già in casa, che Plizzari, o più magari mi prendo Musso o Cragno o qualcuno, mi vado a fare una bella plusvalenza con Donnarumma e posso prendere qualcun altro. Ibrahimovic a me spezzerebbe il cuore, vi dico la verità, perché a me piace vedere giocare a pallone. Ibrahimovic è forte a giocare a pallone. A me, io sono un tifoso, un ex calciatore, che piace vedere i giocatori giocare a pallone. Punto! E questa praticamente il mio credo, sarà sempre il mio credo, e questo è. Ma sta cazzo di luce sembra che mi fa blu il coso, no, è nero il coso, cioè c'è una luce veramente che fa veramente cagare, perché la luce di adesso, facciamo una bella cosa, che mi ha rotto i coglioni, ci spostiamo di qua, problemi anche di qua perché ci sono i vetri, allora ci rispostiamo di qua, vaffanculo. Anzi, sapete cosa vi dico? Ci mettiamo qua seduti. Facciamo prima, col cazzo che rifaccio il video, bastardo. Allora, poi, altra cosa. La cosa dei playoff, ok? Perché oggi ho detto dei playoff, che alcuni mi hanno detto, no, ma che cazzo vuol dire, se dobbiamo fare i playoff? Allora, ragazzi, la cosa dei playoff è una cagata, perché verrebbe fuori una polemica della Madonna. A parte che se si dovrebbe fare un playoff per le prime 3 classificate, prima cosa, ci sarebbero sempre polemiche, perché se lo vince la Juve, vabbè, non ci sarebbero polemiche, proprio è arrivata prima. Se adesso vince l'Inter e la Lazio, ci sarebbero polemiche, dice, cazzo, comunque eravamo primi. Il campionato dobbiamo fare in modo di finirlo regolarmente. Proviamoci 2 mesi qua a uscire fuori da questa situazione qua, che già sappiamo, se non usciamo fuori, piuttosto a porte chiuse, fa cagare il campionato a porte chiuse, l'abbiamo visto anche in Genova-Milan, Inter-Juve e tutte le altre. Però l'unica soluzione, fare il triangolare, tanto i playoff li devi fare comunque a porte chiuse, quindi voglio dire, che cazzo cambia, ti finisci il campionato regolarmente e ci abitueremo a vedere le partite che sembrano amichevoli. Quest'anno va così, da settembre vedremo quanto è più bello ancora andare allo stadio con gli stadi pieni, ok, perché adesso soffriamo a stare a casa, vedremo un attimino. Il Milan con i playoff non c'entra niente, le prime 8 non c'entra un cazzo, a parte che c'è dentro il Verona che magari ci può anche scavalcare, quindi non c'entra niente il Milan con i playoff. Non mi venite a dire, no, comunque siamo i playoff, perché noi non potremmo farli? Ma cosa stiamo dicendo, ragazzi? Secondo voi, altro che scudetto di cartoni, mette pure per puro caso che gli altri, che sono impegnati praticamente in infermeria col K19, il quale cazzo, figuriamoci se per puro caso adesso che scudetto mi trovo in tasca, uno scudetto che ho bestemmiato fino all'altro giorno, che ha deciso così un virus che devo vincere il campionato, no. Io nei playoff non ci voglio neanche pensare, se devono fare i playoff devono fare una corsa neanche a 4, a 3, Inter, Juve e Lazio, che sono quella che se la sono giocata fino alla fine. Comunque mi auguro che finiamo il campionato regolarmente. A vedere veramente, poi sentirò oggi Sport Media, si dicevano che praticamente Rebic lo vogliono blindare, mi auguro che Rebic, abbiamo trovato un laterale comunque che è forte, la nostra cazzo di squadra deve continuare su questo scheletro qua, ok? Io mi auguro che arriva Ragnic, ma neanche mi dispiacerebbe che va via Pioli comunque, perché comunque arriva un allenatore, cosa fai? Ricambi il modulo, dagli qualche giocatore in più a Pioli e vediamo, secondo me, diamogli qualche giocatore in più, poi stabiliamo comunque sia, perché non l'abbiamo visto Pioli all'inizio stagione. Ok, non l'abbiamo visto. Sono il primo che poi, se arrivasse Spalletti, Allegri non arriverà mai perché costa troppo. Se arrivasse Spalletti, a me non mi dispiacerebbe, sarei contento se arrivasse Spalletti, ma se devo prendere un altro di fuori di Spalletti, sinceramente a sto punto mi tengo Pioli, se andiamo ad inventare qualcosa di grosso. Ragnic, abbiamo già capito che se dovesse arrivare, cose che oggi hanno smentito, però ogni giorno qua dicono una cosa e poi ne dicono un'altra, praticamente non farebbe la natura, ma farebbe santo il DS. Un favore vi devo chiedere, che mi sta fracassando le palle, c'ha ragione. Iscriviamoci per favore al canale di Alessandro Zannutto, ok? È il mio moderatore, si è aperto il suo canaletto, cerchiamo di farlo crescere, almeno arrivare a 100 da qua una settimana. Stasera lo sponsorizzerò anche in live, che stasera siamo in live, però stasera non siamo là in live, la facciamo qua la live con tutte le luci accese che si vede ancora meglio. Vi aspetto tutti stasera in live, ok? Sperando che non mi dia problemi come ieri sera, che ieri sera è stata una merda perché c'erano problemi di connessione, non per me ma per tutti quanti. Quindi Alessandro Zannutto,
continuiamo a scriverci poi anche su YouTube. Clic, 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 clic. Campanella di aggiornamenti, prego. Clic, 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 clic. Ragazzi, un grosso bacio, un grosso abbraccio. Ciao a tutti.